Ragazzi, benvenuti in questo video. Noi ci ringraziamo in cuore ragazzi in questo video dove siamo nel recap del terzo giornale della fase gironi di Europa League. Ragazzi, la scorsa giornata ragazzi è andata molto bene. Vi ringrazio per il sostegno che date a questa serie e cominciamo ragazzi. Cominciamo subito. E se volete essere salutati ragazzi, scrivete nei commenti e vi saluto nel prossimo video. Iniziamo subito da Roma Cluj in cui finisce 5-0 con la vittoria della Roma. 5-0 la Roma batte in casa l'Olimpico, dove viene un brutto pareggio con l'Olimpico, sì, scusate, con CSKA Sofia. Vassegnari gol dell'1-0, Vassegnari gol dell'1-0 ragazzi, Vassegnari Mkhitaryan, Vassegnari Ibanez, esordio per il difensore brasiliano, Borja Mayoral, che si è subito in Europa League. Poi va a segnare ragazzi, doppietta di Mojeral e Pedro che chiude la partita. Quindi la Roma batte 3 punti importanti nel girone, e va al primo, il Cruci secondo e penso che la testa terza e quarta, invece nelle altre squadre del girone. Tra Rapid Vienna e Dundalk 4-3, Apoel Bayer Leverkusen 4-2, Benfica Glasgow Celtic 3-3, PAOK PSV Eindhoven 4-1, Rijeka Napoli 2-1, in cui è finita 2-1 con la vittoria del Napoli. Il mio Napoli stava rischiando una sconfitta contro i croati del Rijeka, giocata a Fiumi in Croazia. Va a segnare il gol dell'1-0 dei croati, Muric, per segnare il gol dell'1-0. Poi a segnare la parità di Godeme e la chiude ragazzi il buon Andreone Petagna. Il Napoli era senza Victor Osimhen, che è stato espulso contro il Real Sociedad, ma il Napoli per me deve impegnarsi di più, non può sempre vincere in rimonta, concordo con le parole di Gattuso, che va a dire non possiamo vincere sempre in rimonta, dobbiamo cacciare, come diciamo noi, la rabbia, noi, come diciamo ragazzi, ma la rabbia contro queste partite. E mo ragazzi, Napoli dovrebbe giocare il giorno di ritorno, le ultime 3 partite, per decidere chi si qualificherà ai sedicesimi di Europa League. Sarà una battaglia dura. Tra la società da chiamare 1-0, la società da vince 1-0, quindi 3 punti a pari punti con Napoli. Salzburg Arenberg 2-0, Villarreal Maccabi 4-0, Ludogorets Tottenham 3-1, Anversa Lasp 1-0, Zorgo Atene 4-1, Leicester City Sport 4-0, Celtic Sparta Brown 3-0 e Milan Lille 3-0. Un KO, il primo KO della stagione del Milan, qui giocato a San Siro ragazzi, e 3 volte e fa 3 volte ragazzi, Yusuf Yazici, che va sia il calcio di rigore, e 2 Yazici e terzo Yazici, sempre l'unico che utilizza la tripletta e quindi porta i palloni a casa ragazzi. E comunque ragazzi, il Milan ha giocato male sulle carte Donnarumma, malissimo, ma il Milan poteva fare di più in questa partita. Adesso il Lille va a 3 punti prima, il Milan secondo, Sparta Praga terzo e quarto del girone ragazzi. Il primo KO in Europa League, ma non in campionato. Il primo KO della stagione per il Milan, diciamo, un po' che come ho detto prima, perché il Milan per ora non è stata mai sconfitta sia in Serie A che in Europa League, ma oggi è stata sconfitta da Lille, una squadra giovanissima. E questo Yoli Ibane, come si chiama adesso, ragazzi, che è uno degli acquisti che ha fatto il Lille da quando se n'è andato Victor Osimhen a Napoli. Un grande giocatore, mi pare che no, che argentino ragazzi, se mi dovrei sbagliare, grande tripletta, la prima tripletta che si porta a Lille. Lille è una squadra giovane, che la storia del Lille ne ha avuta tante ragazzi, che è stata una squadra giovane che una volta rischiava pure di un crollo della società, ma Lille si è rialzata. Una grande squadra molto giovane da tenere d'occhio in questa Europa League. Sarà dura ragazzi chi potrebbe vincere questa Europa League, ma il Milan sarà nelle possibili liste. Ma tutto dipenderà dai gironi Champions, che ancora devono avere una fine come l'Europa League. E adesso passiamo subito a Feyenoord CSKA 3-1, Zagabria Wolfsberg 1-0, Stella Rossa Gent 2-1, Hoffenheim Slovan 5-0. E quindi ragazzi, con queste partite si chiude il girone della terza giornata di Europa League. Questo video finisce qui, quindi ragazzi, che è tutto.
Noi ci vediamo a questo video, noi ci vediamo a novembre, se ne parlerà a novembre con l'Europa League, poi ci vediamo martedì con Recap. Quindi ragazzi, che dire è tutto, noi ci vediamo a questo video, ciao ciao. Oh, scusa, voglio dire lunedì, perché, oppure domenica, chissà ragazzi, quindi è tutto, ciao ciao.